Ragazzi, prima di iniziare fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate di questa tipologia di video, se l'ho fatta bene, se l'ho fatta male, perché era da un anno che non facevo una reazione a una partita, quindi non so com'è venuto. Fatemi sapere se vi è piaciuto e se volete altri video di questo genere in futuro. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Bello a tutti ragazzi, qui è Giuatrenessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il video reazione alla partita del Napoli contro il Nizza. Sarà una reazione molto tranquilla, io ho preso anche la pizza che sto per mangiare. Le squadre sono praticamente in campo e mancano pochi minuti all'inizio. Non sarà una reazione come se ne vedono tante su YouTube, dove ad ogni gol viene giù praticamente il mondo, ma sarà una reazione molto tranquilla, come io di solito vedo le partite. Quindi è come se siete tutti qua a vedere la partita con me, senza fare sceneggiate e cose simili. Ci siamo ragazzi? È iniziata con un bellissimo rilancio del Nizza. Già l'ho sentito questo rilancio strano che si fa proprio per prendere campo. Comunque ci siamo, io prendo il primo pezzo di pizza e speriamo bene ragazzi, siamo molto più forti di loro, dobbiamo vincere. Tunnel di Sai, cioè posso anche spegnere la televisione e andare via. Prima occasione buttata. Ragazzi, cioè, secondo me noi dobbiamo migliorare qua. Per fare un gol non dobbiamo creare 100 azioni, secondo me. Dries Mertens, signori! È iniziato da dove aveva finito Mertens. Ha finito segnando, è iniziato un'altra volta segnando. Ed è assurdo pensare che se non si fosse infortunato Milik, Mertens sarebbe rimasto sempre di là a sinistra. Proprio il destino a volte. Cagliacon è il secondo, Cagliacon. Non è neanche fuori il gioco. Bisogna fare il secondo adesso, adesso che non stanno capendo niente. Che poi l'1-0 è positivo per loro, non per noi. Bisogna farne un altro. Mamma mia. Siamo pazzi ragazzi, cioè non possiamo, non possiamo. Prima volta che supero la metà campo dopo 35 minuti e stavamo subendo gol. Già adesso che stanno perdendo 1-0 stanno tutti quanti davanti alla porta. Figuriamoci se trovano l'1-1. Si mette pure l'allenatore in porta. No, mamma mia. Ragazzi, ma nessuno ci va addosso. Ma com'è possibile? Tutti e tre che vanno dietro, nessuno che gli va addosso. Non ci siamo, ragazzi. Eravamo partiti bene, ma non ci siamo proprio. Fine primo tempo, ragazzi. Siamo partiti benissimo. Questi primi 45 minuti sono tutto quanto il Napoli. Se voi volete spiegare a qualcuno come gioca il Napoli, fategli vedere questo primo tempo. Azioni bellissime davanti e poi in difesa con un solo giocatore che attacca uno contro tutti, ci crea due palle gol. Voto al Napoli nel primo tempo, 6 e mezzo. Migliore in campo, Mertens. Ci siamo ragazzi, appena iniziato il secondo tempo dobbiamo farne almeno un altro. Come ho detto prima, l'1-0 secondo me è positivo per loro. Insigne di rovesciata. Era fuori gioco però. No Lorenzo, come hai fatto? Lorenzo, non ridere, mettiti a piangere. Cioè ho capito che non te l'aspettavi, perché cioè il portiere ha fatto una papera assurda qui. Però hai preso il palo, dai. Questa è la terza occasione netta che buttiamo. Due con Cagliacon e questa con Insigne. Io non dico che dobbiamo segnare sempre, però almeno di questi tre, almeno di queste tre, una andava buttata dentro. Perché poi ce ne pentiamo ragazzi, succede così. No, Mertens! Ragazzi, io ripeto, stiamo buttando troppe occasioni, secondo me. Cioè, stiamo giocando bene, ma bisogna segnare. 1-0 è troppo poco. Mamma mia, traversa! Da soli, pure da soli si creano i problemi questi. Non possiamo andare in trasferta con 1-0. È troppo rischioso. Rigore! Ok, era netto ragazzi, ci ha pensato un po', mi ha fatto un attimo preoccupare ma era netto. Adesso lo rivediamo ma è fuori però, è fuori. Ci è andata bene ragazzi, è fuori assolutamente, è fuori. Chi ci va? Giorginio! No, veramente, Giorginio! No, ti prego Giorginio, per favore. Sì, grande! Perché c'è andato Giorginio? Boh! È andata bene ragazzi, c'è andata bene perché non c'era assolutamente questo rigore. Piazzato il portiere, grande Giorginio. Il 2-0 secondo me è perfetto. Se riusciamo a fare anche il terzo possiamo anche non andare in Francia. Insigne, perché ti addormenti? Un po' nervoso Insigne oggi, da dopo l'ammonizione. Comunque fuori Mertens, io avrei tolto Insigne, sapete? Perché era ammonito. Prima ha perso un brutto pallone, io avrei tolto Insigne e avrei messo Mertens a sinistra. Lorenzo, no, perché potevi rispondere alla cosa che ho detto prima, che ti volevo fuori. E invece niente, altra bella azione però. Sul 3-0 è finita. Rosso.
Fuori! Pure giallo per un altro. Che sta succedendo? Doppio, doppio rosso? Doppio rosso, ragazzi. Oggi è la nostra giornata fortunata. Quasi in lacrime questo. Mamma mia. Zielinski però si è fatto male, secondo me. Secondo me era giallo, ragazzi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Secondo me era giallo. Non so, comunque, giornata fortunata. Rigore che non c'era. Doppio rosso. Forse non c'erano nessuno dei due. Ci sta andando tutto bene. Comunque secondo me la VAR ci vuole. Anche se l'arbitro deve perdere 10 secondi per rivedere la scena a bordo campo, secondo me ci vuole. Perché il tempo che Zielinski era a terra, che si faceva medicare, l'arbitro vedeva che non era da rosso e toglieva il rosso e metteva il giallo. Secondo me ci vuole. In Italia l'abbiamo da quest'anno, però in Champions ancora no. Bellissima. Al volo Milik. No, Milik no, 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 no. Milik, Milik, non puoi, non puoi. Azione più bella della partita. Kayekon poteva anche tirare. Secondo me l'avrebbe messa dentro Kayekon. Cioè, Milik, se vuoi cercare di infastidire Mertens, non puoi sbagliare queste cose. 20 tiri a 6 intanto. A me Milik piace tantissimo, però finché continua a sbagliare queste cose, boh, non si può tenere un Mertens così forte fuori. Non c'è più tempo, ragazzi, finisce qui 2-0. Commento finale, avrei firmato per il 2-0 perché avevo detto che era perfetto il 2-0, però con due uomini in più, secondo me un terzo lo potevamo fare e lì sarebbe stata proprio finita. Comunque sono contento così, il rigore alla fine non c'era, neanche i due rossi secondo me c'erano. Poi fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Mi raccomando, ragazzi, raggiungiamo i 6.000 mi piace se volete la reazione anche della gara di ritorno. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!